Ecco, questa qua. L'ha trovata? Trovata. Vieni bella, vieni, dammi bella, dammi. Quella che ho buttato giù io? Beh, chi se no? Andiamo a vedere. Qua ce n'è una. Qua ce n'è una. Là un'altra, guarda. Porta! Brava! Occhio, quella! Dal luogo in cui avevamo parcheggiato al bivio con la strada sterrata ci aspettava un tratto di via fangosa nella quale avremmo corso il rischio di impantanarci e rimanere bloccati sul posto senza scampo. Decidemmo così di concludere la tortorata collettiva e riavviarci, prima che la notte ci sorprendesse in campagna, verso la fattoria Olivieri, distante ancora un centinaio di chilometri. Era con l'ottica del beccacciaio a tempo pieno e non con la visione del migratorista per caso che avevo vissuto quel fatidico pomeriggio allo Spollo delle Tortore. Un'avventura apparentemente ordinaria, blanda blanda, lieve lieve, ma per me stuzzicante come nessun'altra per via di quella mia promessa fatta a Nembrot di calare progressivamente nel calibro del fucile per cercare di crescere sempre di più in calibro sportivo. Nell'augurare buona visione a voi, quieti e terreni telespettatori, invito i tiratori extraterrestri a considerare l'opportunità di imbarcarsi insieme a noi, amante dei piccolissimi calibri, nell'astronave di Peter Pan, con la quale i bambini grandi amano spaziare lungo la Via Lattea della caccia. Nell'invitarvi a seguire con attenzione anche i prossimi episodi dedicati alla caccia con i piccoli calibri, sono certo che anche voi avrete capito il perché battezzai quell'episodio la Via Lattea delle Tortore.